vista l'ora cercherò di essere veloce e toccare i vari punti che mi ero prefissato in testa, perché volevo proprio appunto partire da 4 anni fa. Io 4 anni fa mi ricordo, ero seduto in mezzo come molti di voi oggi su quelle sedie, e quando mi sono detto vabbè, il coordinatore cittadino di Savigliano venga a parlare, io sinceramente mi ero scritto qualcosa ma non sapevo proprio di cosa dire ed ero veramente emozionato. Ma non tanto perché dovevo parlare davanti dei ragazzi che comunque conoscevo abbastanza, ma perché con Flavio dal primo momento in cui ci siamo visti ho legato in modo speciale, ma non dire un classico amico che dici oggi c'è, domani non c'è più. No, con lui io ho avuto un legame proprio personale, ma nel fatto che lui la prima volta che mi ha parlato, io l'ho detto anche al congresso nazionale e oggi voglio ripeterlo, la prima volta che mi ha parlato chiaro, non ha fatto giri di parole, non mi è venuto a dire guardate domani, cioè entri in Lega oggi, entri nel Movimento Giovani Padani, domani sei il prossimo consigliere regionale, no. Perché noi ovviamente non puntiamo a dei posti, noi puntiamo semplicemente a una cosa, che non è semplice, lo sappiamo tutti, 20 anni che tutti noi, prima di noi i nostri padri, i nonni, cercavano di battere per la Padania. Noi abbiamo solo quell'ideale, arriviamoci con qualsiasi tipo di metodo, non è che dobbiamo per forza diventare tutti politici, il più bravo potrà diventarlo, ma gli altri non è che sono, diciamo, come dicevamo prima, carne da macello, non è vero, perché tutti abbiamo un compito all'interno dell'MGP e Flavio me l'ha fatto subito capire, perché la prima volta che ci siamo visti mi ha detto, vabbè a te guarda, se ti interessa l'MGP è una famiglia che pensa al territorio e che ha a cuore le proprie radici. Io da quel momento lì non è che pensavo, vabbè, mi arrivano gli immigrati in casa, mi stanno sui coglioni. Io dicevo, però caporo, se te guardi adesso tutti i giovani che ci sono per strada, sputano per terra, buttano le cartacce per terra, ti sfottano la gente più grande. Una volta queste cose non succedevano, perché c'era il rispetto per la gente più vecchia e c'era il rispetto per le tradizioni che c'erano nel territorio. Oggi queste cose non ci sono più. E uno dei vari motivi era proprio quello, bisogna rispettare chi prima di noi ha fatto molto per noi, perché con Umberto Bossi ha fatto molto per noi e Flavio mi ricordo che ha fatto una bellissima frase, io me la sono segnata e devo per forza ripetere perché non ce la faccio, diceva che essendo un posto eravamo a Genova, diceva vabbè qua più che campi non abbiamo e più che agricoltori non abbiamo, e lui fa, voi immaginate che Umberto Bossi è l'agricoltore, all'inverno ha arato, ha seminato, oggi c'è il grano e noi non dobbiamo fare altro che metterlo e portarlo a casa e ottenere i frutti da questo grano. Io trovo che negli anni Umberto Bossi, diciamo che ha bagnato benissimo questo grano, l'ha fatto venire bello, ora Salvini sta cercando il nostro segretario federale Salvini sta cercando di raccoglierlo, noi non dobbiamo essere quelli che ci spostiamo e diciamo no, ma il segretario federale sta facendo tutto che non va, non sta più seguendo la linea dell'indipendenza, noi ci spostiamo dall'altra parte e lo lasciamo cadere per terra, perché se cade per terra i frutti non li portiamo a casa. Noi dobbiamo essere di fianco a lui e andare compatti insieme a lui, perché se all'interno iniziamo a dire no, a me non mi va bene, vado da un'altra parte, ovviamente l'obiettivo che abbiamo non si raggiungerà mai, perché se appunto il grano cade per terra, noi i soldi in tasca non ce l'abbiamo. È ovvia la cosa, e infatti io quel motivo lì, quella frase lì non la dimenticherò mai, perché è un qualcosa che dobbiamo portarci dentro, cioè noi dobbiamo essere, diciamo, come un grandissimo esercito e i giovani paesi devono essere la parte giovane dell'esercito, quella parte che quando il segretario federale chiama noi dobbiamo per forza essere al suo fianco e dobbiamo aiutarlo in tutto quello che gli viene richiesto, che sia magari, possiamo pensarla diversamente da lui, ci sono le sezioni, ci sono i provinciali, ci sono moltissimi modi per fargli arrivare il messaggio. Cioè non dobbiamo per forza andarlo a scrivere su Facebook come se fossimo diventate le persone più intelligenti del mondo a dire no, a me il segretario federale mi fa schifo perché sta dicendo stronzate, oppure a me il segretario nazionale non mi piace e vado a scrivere su Facebook. Ci sono le sezioni, ci sono i coordinatori, ci sono i vari segretari di sezione che queste voci li portano a provinciale, da provinciale, Giorgio quelli e i rappresentanti che vanno al nazionale, portano le nostre voci, non è che se li prendono loro e li buttano in un cestino, cioè li prendono e li portano ad altri. Cioè noi dobbiamo solo fare, se non ci va bene qualcosa, portiamolo, cioè non è un problema. Cioè, ognuno di noi nella vita può sbagliare, cioè ho sbagliato io magari molte volte, non lo metto in dubbio. Ognuno di noi sbaglia, ma non abbiamo paura di sbagliare, perché se uno ha paura di sbagliare, io ho sempre detto, chi non sbaglia è colui che non fa. Cioè, se noi non vogliamo sbagliare, possiamo stare tutto il giorno sul divano e non sbagli niente.
Ma se te inizi a fare oggi sotto un gazebo, magari sbagli a farlo, oggi sbagli, domani sbagli, ma un giorno diranno bravo, hai fatto quel gazebo, allora hai visto, ogni tanto sbagli ma ogni tanto fai anche bene. E quel bene si vede anche in questa sala, ci sono molti ragazzi, mi fa un proprio piacere. E mi complimento anche con Luca, perché senza di lui oggi ovviamente non si faceva nulla, io lo dico. È vero, è vero. Perché se per questo l'abbiamo buttata lì 2 settimane fa e oggi siamo più di 30 persone, non è da tutti organizzare una cosa così veloce in 2 settimane. Dobbiamo prendere esempio da lui come da molti altri ragazzi che si impegnano nelle attività in modo costante, non è che bisogna per forza essere dei politologhi, cioè basta semplicemente ogni tanto trovarsi anche per una semplice birra. Ci troviamo, parliamo del referendum, perché oggigiorno i voti determinanti non saranno quelli, diciamo, dei quarantenni o dei nostri padri, perché loro, la maggior parte della gente sa, io trovo che sanno abbastanza cosa votare. E il problema è il giovane, vai nell'università, il giovane non sa cosa votare, vai nelle scuole, non sanno cosa votare, o meglio, non vogliono votare, perché dicono tanto noi in tasca non ci viene nulla. È vero, probabilmente con una riforma costituzionale a noi in tasca non ci verrà nulla, perché non è che ti vengono stanziati dei soldi, più o meno, perché Renzi sta cercando di buttare soldi a palate ovunque, piuttosto di prendere anche 10.000 voti di qua e 10.000 voti di là. Però cambia il futuro, cioè il futuro è di noi giovani, per cui dobbiamo essere noi portavoce di questi messaggi che, come avete detto voi benissimo tutti prima, le autonomie verranno distrutte. Ma non solo, ci viene detto che il bicameralismo perfetto verrà non esisterà più, non è vero, perché l'80% delle leggi che vengono approvate oggi dal Parlamento e il Senato sono direttive europee. Le direttive europee avranno comunque l'approvazione del Senato e del Parlamento. E a questo punto dico, se l'80% delle leggi che vengono approvate oggi, un domani vincesse mai sì, continua a essere Parlamento e Senato, mi sa che tanto la differenza da prima a oggi, c'è cioè quel 20%, mettiamo pure che siano velocissime quelle leggi, ma tutto il resto sarà comunque lento. Per cui queste riforme bisogna cercare di convincere la gente che non c'è un vero risparmio e bisogna comunque cercare in mezzo ai giovani di convincerli a un voto, diciamo, consapevole di quello che si fa, perché dire voto no perché va a casa Renzi, quello è un obiettivo, perché ci stanno massacrando. Ogni giorno parli con, diceva prima bene Giorgio, parli con un commerciante e ti dice lo Stato mi sta distruggendo, parli con un albergatore e mi fanno quasi quasi io prenderei gli immigrati perché così mi salvo lo stipendio. Però non è così che si lavora, in uno Stato normale, cioè un albergo, un ristorante dovrebbe vivere e cioè comunque avere dei clienti senza dover aspettare che arrivino l'invasore, perché chiamiamolo com'è un invasore, perché gli immigrati di oggi 150.000 all'anno fanno abbastanza veloce, diventano 1 milione e poi 2, tanto l'Europa se sbatte i coglioni ce li lascia tutti qua, no, noi, per cui non c'è molta differenza, loro 150 per volta ce li portiamo a casa e poi un domani questi ci possono anche dire voi adesso ve ne andate, tanto siamo padroni con noi. E poi noi appunto dobbiamo cercare di votare no, essere consapevoli, cercare di convincere la gente a fargli capire che Renzi ha fatto il male dell'Italia e prima di tutto poi non è stato votato, per cui anche si dice che il Parlamento l'ha votato, sì, però qualcuno l'ha nominato prima, per cui bisogna cercarlo di mandare a casa. E poi concludo, perché veramente sennò io ho guardato l'ora fin troppe volte e abbiamo fame tutti, vogliamo tutti le castagne. Ringrazio Flavio perché in questi 4 anni mi ha dato veramente tanto e cioè tutto, perché tutto quello che ho imparato negli anni l'ho imparato da lui e da Alberto Brignone, e io senza di loro veramente non avrei mai conosciuto l'MGP e non sarei qui oggi, ma non tanto perché una sua nomina mi ha portato qui oggi, ma perché grazie a lui ho conosciuto un sacco di ragazzi e ho imparato che allargarsi, non chiudersi nelle sezioni, perché che si chiude nelle sezioni alla fine un giorno o l'altro si trova poi magari da solo a parlare col muro, perché se te ti chiudi non avrai mai gente nuova che ti ascolta. Bisogna essere in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente e parlare con la gente, perché l'unico modo di trovare nuovi ragazzi è essere in mezzo alle piazze, ai mercati, perché i ragazzi molte volte tagliano anche scuola e vanno ai mercati e poi ovviamente nelle scuole, quando ci daranno la possibilità anche di parlare nelle scuole, come si era anche fatto più di una volta, mi ricordo bene con Giorgio che avevamo parlato a Savigliano nelle scuole ed era stato molto bello e molto interessante, molti ragazzi dopo si erano informati su molti aspetti della politica, della sana politica, perché alla fine noi non è che facciamo la politica
quella, diciamo, di salotto, dove cerchiamo tutti il proprio interesse. Noi cerchiamo l'interesse della gente, e secondo me è la cosa più bella che ci sia, trovare cercare l'interesse della gente, dei nostri genitori, dei nostri padri che ci hanno portato qui oggi a lottare per un sogno e un ideale. Padania libera a tutti.